come psicologo dovresti sapere che in realtà là fuori non esiste il disturbo ossessivo compulsivo, la bulimia o il disturbo distimico. Sono tutti costrutti, cioè un insieme di osservazioni, delle etichette che abbiamo date all'insieme di osservazioni, non riflettono una realtà oggettiva presente lì fuori, ma un insieme di osservazioni fatte da una o più persone. Il che non rende inutili, anzi sono utilissime per fare delle predizioni prognostiche, delle scelte terapeutiche o dei piani di prevenzione. Una delle critiche che però viene fatta al sistema diagnostico, in particolare a quello psicoterapeutico, il psicodiagnostico, è il fatto che il terapeuta può rischiare di pensare di trovarsi di fronte a una realtà oggettiva e invece non si dovrebbe dimenticare che si trova di fronte a un sistema di osservazioni che quindi è soggetto a delle mutazioni e a delle interpretazioni. Per dirla con le parole di von Forster, non ci dovremmo dimenticare che non esiste un'osservazione senza l'osservatore e che sotto una diagnosi c'è una persona. Nelle terapie brevi questo non viene dimenticato, viene spesso considerato, anzi perché si tratta per lo più di approcci person-centered, cioè che mettono al centro la persona, la sua attività, la sua capacità di cambiamento e le sue risorse. Sono sicuro che quasi qualunque approccio psicoterapeutico mette al centro la persona. Quello che voglio dire è che nelle terapie brevi viene data una grande importanza al ruolo che la persona stessa ha più che al termine diagnostico che le si potrebbe affibbiare. Ricordo che una volta andai da un medico, gli portai la mia cartella clinica con tutta una serie di analisi e delle lastre, e lui la prese e la appoggiò senza neanche guardarla sopra la scrivania. Poi mi iniziò a fare tutta una serie di domande, a chiedere come stavo, a farmi tutto un esame obiettivo, mi fece stendere sul lettino, anamnesi, esame obiettivo, appunto, e alla fine, solo alla fine, disse: guarda, io penso che il tuo problema è questo, che è questa cosa qui, adesso dai, do un'occhiata alla cartella clinica per vedere che cosa dice. E in effetti confermava quello che lui aveva esaminato, e ho avuto sempre l'impressione che lo avesse fatto, avesse dato un'occhiata a quella cartella più per dare un contentino a me che per reale necessità sua. Di nuovo, non bisogna squalificare la diagnosi e il nostro ambito poi non è come quello della medicina, però penso che il principio sia sempre quello, mettere la persona prima, la persona davanti. Credo anche che fare questo sia una delle cose che permette alle terapie brevi di essere brevi. Ma come si traduce in termini pratici? Non è semplicissimo da spiegare, ma un'idea che può aiutare a passare dalla diagnosi alla persona è quello di andare a considerare le componenti del problema che ti porta, cioè andare a definire in termini più operativi possibili il problema che ti sta portando lei. Quindi esci dall'etichetta depressione e inizi a chiedere: cosa significa depressione per te? Che cosa fai quando sei depresso? Come ti comporti? Quali sono le cose che fai con gli altri quando sei depresso? Come ti comporti da depresso, tra virgolette, ovviamente, al lavoro? Come influenza questo le tue relazioni intime? Come influenza la tua giornata? Che cosa fai al lavoro? Che cosa fai nei momenti di svago? Oppure che cosa fai quando ti svegli la mattina o quando vai a dormire la sera da depresso? Ovviamente non è che devi andare a fare tutte queste domande alla persona, è più che altro l'idea di andare appunto a dividere in componenti il problema della persona, come direbbe Jeffrey Zweig, e poi andare a individuare in quale aree cominciare a introdurre un piccolo primo cambiamento significativo. Questo è un buon modo per rendere una terapia breve, perché ci si concentra su degli aspetti concreti, operativi, fattuali, legati strettamente alla persona e non alla categoria psicopatologica in cui è stata inserita. Categoria che può sempre essere utile, che va sempre approfondita e che devi conoscere bene se vuoi fare questo mestiere, ma che non ti deve far dimenticare che il tuo lavoro è quello di curare la persona, non la diagnosi.